i voucher, cioè quei buoni da 10 euro che verranno dati, sono stati dati a 1,4 milioni di lavoratori per fare i cosiddetti lavoretti. C'è stato un referendum, c'è stata una richiesta di referendum, una richiesta di firme, la CGIL li ha ottenuti, la Cassazione ne ha accettato il referendum e quindi il governo ha fissato la data del referendum per il 28 maggio. Prima questione, perché il governo fissa la data al 28 maggio e non a giugno quando ci sono le elezioni amministrative? Molto semplice, perché se si fanno elezioni amministrative e referendum insieme, cosa succede? Che il quorum per il referendum viene garantito perché ci vuole il 50% e il referendum quindi in quella maniera ha molte più chance di passare. Il problema però qual è? A parte il fatto che si spendono più soldi, 100 milioni per fare questo referendum fuori dall'election day, come vogliono la sinistra e la CGIL, perché in quella maniera avrebbero molta più facilità di vincere il referendum. Ma la cosa che mi fa venire il sangue al cervello è che gli italiani ovviamente voterebbero a favore dell'abolizione dei voucher. È una roba che mi fa venire il sangue al cervello. Sapete che cosa sono i voucher? Sono delle paghette da 10 euro che vengono dati a lavori occasionali e i giornalisti italiani, che sono il giornalismo unico, del pensiero unico, della mia straminchia, dice la seguente frase, prendo soltanto Francesco Manacorda su Repubblica, ma potrei prendere qualcun altro: non c'è dubbio che sono stati usati in modo improprio, non si può negare, usati in modo improprio, non si può negare. Sostanzialmente questi voucher nati per i lavoretti, spesso, alcune volte o mai, sono stati utilizzati anche per lavori, cioè io do un voucher, ma in realtà tu lavori 5 volte di più, così mi pulisco la coscienza, ma fai molto nero. Allora, il punto fondamentale dei giornalisti che dicono che queste cose sono state usate in modo improprio, anche questa si può usare in modo improprio. La vedete? Questa qua io la scaglio sopra la testa, sopra la capoccia di un sindacalista. Cosa gli faccio? Gli faccio male. Se io prendo il telefonino, questo telefonino, e lo lancio alla forza, a un ragazzino. Come lo uso? Lo uso in modo improprio. Ci sarà qualcuno che usa queste due cose in modo improprio? Secondo me sì, Shalom Anna. Ci sarà qualcuno che usa le cose improprio? Certo che ci sono, ma il telefonino serve perché io posso telefonare. La cucitrice serve perché io posso cucire. Se mi metto il dito dentro la cucitrice mi faccio male, no? Francesco Manacorda e giornalisti italiani. Io che cosa faccio? Abolisco le cucitrici? Io abolisco la cucitrice? Io abolisco la cucitrice perché qualche stronzo l'ha usata in modo improprio. Bene, probabilmente sono stati usati in modo improprio, ma questo 1.400.000 persone che ha utilizzato i voucher ha reso lavoretti che altrimenti erano totalmente in nero, in chiaro. Lo Stato ci ha preso 100 milioni. Lo Stato ha preso 100 milioni di tasse in più per l'esistenza dei voucher. L'INPS ha preso 100 milioni in più per l'esistenza dei voucher. Quindi 100 milioni l'INPS, 100 milioni lo Stato. Aboliamoli! Perfetto! Tutti in nero! Tutti in nero! Tutti a rimborsi spese, tutti a cash. 300 euro invece dei voucher. Meglio! Io adoro questa idea dei Francesca Monacorda, dei Marro, di tutti quanti i nostri giornalisti italiani che hanno i loro stipendietti garantiti finché vendiamo una cosa, il pensiero unico degli economisti italiani, dei sindacalisti della minchia italiani che usavano i voucher fino alla morte, che dicono l'uso improprio, quindi bisogna abolirli. Perfetto, aboliamoli.